Signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghe e colleghi, innanzitutto il contesto istituzionale in cui ci troviamo oggi, con un governo dimissionario e in carica per l'ordinaria amministrazione che informa le Camere su una questione delicatissima come la crisi siriana, ci mette davanti a un'evidenza. Questo Paese ha urgentemente bisogno di un nuovo esecutivo, nella pienezza delle sue funzioni, che sia espressione delle scelte degli elettori italiani dello scorso 4 marzo. Detto questo, l'attacco di Douma ci ha riportato davanti agli occhi uno scenario che in realtà si protrae ormai dal 2011. In Siria c'è una guerra che perdura da 7 anni. Sono morte quasi 500.000 persone. Secondo l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati si contano circa 7.600.000 sfollati interni e oltre 5 milioni di rifugiati all'estero. Insomma, quella in corso non è una tragedia politica e umanitaria cominciata oggi, né con Douma né con l'attacco missilistico di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Da tempo sentiamo infatti parlare di guerra per procura, poiché sul territorio siriano operano compagini specifiche, attori specifici che da una parte, come nel caso di Washington e Riyadh, chiedono le dimissioni di Assad e dall'altra, come nel caso di Teheran e Mosca, chiedono che Assad resti al potere. Su questo martiriato popolo si stanno ingiustamente, pervicacemente scaricando le tensioni politiche e militari del mondo intero. Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia, Israele, Iran, Francia e Regno Unito, con i relativi apparati di intelligence. In altri termini, in Siria si stanno contrastando due blocchi, USA, Sauditi e Israele da una parte, Russia, Teheran e Assad dall'altra. Si contrastano in una partita dall'esito tutt'altro che già scritto e dalle alleanze non chiaramente decifrabili. Sulla scena siriana risultano, pertanto, protagonisti definiti e altri attori si sono autoinvitati, rendendo la questione delicatissima e complicatissima nell'ambito internazionale. Mi fermo, Presidente. È successo qualcosa? Sì, aspettiamo un attimo, deputata Grillo. Come va? Sospendiamo la seduta per... Ma che si sente male? Vabbè. La seduta è ripresa, poi ci accerteremo nelle condizioni. Prego. Grazie Presidente. La principale vittima di tutto questo caos è stato ed è ancora oggi il popolo siriano, a cui va tutta la nostra umana vicinanza. Per questo riteniamo necessario che siano immediatamente incrementati i canali di assistenza umanitaria. Ma al contempo, Presidente, riteniamo necessario che in Siria si percorra la strada che porti rapidamente a una soluzione diplomatica e di pace. Perché, pur manifestando la volontà di voler restare sotto l'ombrello dell'Alleanza Atlantica, vogliamo ricordare che l'articolo 11 della nostra Costituzione italiana recita solennemente: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. In questa cornice ci auguriamo anche che l'Unione Europea sappia mostrarsi coesa e compatta, ma che soprattutto l'ONU torni ad essere il tavolo al centro del quale portare le controversie internazionali e individuare le rispettive risoluzioni, che, ripeto, devono essere diplomatiche, non militari, di pace, non di guerra. L'utilizzo di armi chimiche in Siria è semplicemente abominevole e a tal proposito ribadisco che la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche costituisce per noi uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda il sistema di disarmo e di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. È un dovere politico, civile e soprattutto morale che sia lasciato campo libero agli ispettori dell'OPAC, affinché accertino sul terreno la veridicità e l'oggettività dei fatti, per poi individuare i responsabili degli attacchi. Questo lo dobbiamo ai nostri popoli, alle nostre democrazie e soprattutto al popolo siriano.
Sia monito tutto questo anche per indirizzare finalmente il mondo e non solo la Siria verso un disarmo completo di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chimiche. Concludo, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottolineando quanto ribadito al principio del mio intervento. L'Italia, alla luce dei rapidi sviluppi in corso in Medio Oriente, ma non solo, penso anche al Mediterraneo ad esempio, ha un improcrastinabile bisogno di un governo legittimato che riporti il nostro Paese al centro dell'agenda internazionale, restituendogli quel ruolo politico e geostrategico che in questi anni ha sempre mancato dimostrare, ovvero quello di ponte e anche di speranza fra l'Oriente e il nostro Occidente. Grazie.